L'Ancona allunga passeggiando a Fossombrone nel recupero di campionato contro l'Urbania. La Fermana scende a meno 4 e i dorici festeggiano la serata perfetta. Lo 0-5 finale racconta di una gara che non ha avuto storia. Troppo forte la squadra di Lelli, che ha giocato col piglio della grande. Ha sofferto nei primi 15 minuti l'aggressività degli uomini di Bruscolini, che al quinto sono andati a tiro con Braccioni dopo una triangolazione con Pagliardini. Bravo Recchi a deviare in angolo. Superato il primo quarto d'ora, ecco l'Ancona. Al 19esimo mette fuori il naso con un destro di Faglietta che Spinaci via in angolo. Al 25esimo il risultato si sblocca. Rilancio di Recchi per Genchi che apre per Faglietta. Cross dentro e Genchi viene anticipato dall'uscita di Spinaci. Sulla ribattuta il più lesto è Mattia Santoni, sigillo numero 9. In 4 minuti la partita si chiude. L'ex Fossombrone Faglietta, proprio su quello che fu il suo campo, indovina un diagonale di destro che fulmina Spinaci. Dorici sul velluto. Genchi cerca il gol. Al 36esimo Spinaci gli ribatte un bolide da fuori area, ma al 38esimo Nardini gli regala involontariamente un assist d'oro che il bomber pugliese trasforma nel suo ottavo centro. La ripresa è una passerella, soprattutto per i due under, Marchegiani e Cellottini. Il difensore sigla la prima rete con la maglia dell'Ancona dopo 58 secondi, altro regalo della difesa durantina e destro a scaraventare il pallone in rete. All'ottavo Santoni pecca di altruismo e il suo servizio per Genchi è salvato in corner. Un minuto dopo Braccioni si mette in mostra e dà modo a Recchi di conquistarsi il voto nelle pagelle. Poi tocca al baby Cellottini, tapin in fondo al sacco per festeggiare degnamente i 18 anni. È la vittoria consecutiva numero 8 nel 2011 per l'Ancona, un record. Come bisognerà scartabellare negli almanacchi per risalire all'ultima vittoria esterna così sonante marchiata biancorosso. Ma in fondo questa serata è perfetta, perché la squadra di Lelli vola più 4 sulla Fermana, il primo massimo vantaggio sulla diretta rivale per il campionato.